Esercizio è un esercizio di Amaldi, libro vecchia edizione. Un'automobilina giocattolo sale su un piano inclinato con angolo a base 25 gradi, altezza 15 centimetri, giunge a terra dopo il volo parabolico nel punto C a distanza 50 centimetri dal piano inclinato. Con quanta velocità iniziale ha lasciato il piano inclinato? Questo è il disegno, questo è il piano inclinato, 25 gradi, 15 centimetri di altezza, la macchinetta viene lanciata, l'automobilina viene lanciata e parte con questa velocità V0 che ovviamente è inclinata con lo stesso angolo del piano inclinato, quindi con inclinazione 25 gradi. Si vuole sapere con quanta velocità iniziale lascia il piano inclinato, sapendo che dopo aver raggiunto la massima altezza, ricade nel punto C, ricade a terra, in un punto che si trova 50 cm distante dalla fine del piano inclinato, dove noi poniamo l'origine degli assi. Questo è l'asse X, questo è l'asse Y. Per cominciare, come sempre, scomponiamo la velocità iniziale incognita V0, nelle sue componenti V0X e V0Y con il coseno e il seno di 25 gradi. Poi, come sempre, scriviamo le quattro equazioni del moto parabolico, quindi la posizione, e le applichiamo nel punto C, dove abbiamo poi il dato dei 50 centimetri. Quindi la posizione del punto C è coordinata XY e la velocità nel punto C coordinata X e coordinata Y. Le ultime due formule non ci servono perché non abbiamo i dati sulle due componenti di velocità nel punto C, quindi non conosciamo VXC e VYC. Conosciamo invece le coordinate di questo punto C, quindi la sua X e la sua Y. La sua X è 50 cm, la sua Y è 0 perché il punto C si trova a terra. Quindi andiamo a vedere le incognite che si trovano in queste due equazioni. Le incognite sono V0X e V0Y, ma è incognito anche il tempo che ci mette l'automobilina ad arrivare a terra, il tempo TC. Y0 invece lo conosciamo, è 15 centimetri. Allora, per risolvere questo problema basterà trovare o V0X o V0Y e poi utilizzare. E se troviamo la V0X utilizzeremo la prima formula per ricavare V0 con la formula inversa. Se ricaviamo V0Y utilizziamo la seconda formula per ricavare V0 con la formula inversa. Naturalmente per ricavare V0X oppure V0Y serve anche di ricavare il tempo TC. Quindi è più facile ricavare il tempo TC dalla prima equazione e sostituirlo nella seconda, piuttosto che il contrario. Infatti, ricavare il tempo dalla seconda equazione per poi sostituirlo nella prima richiederebbe lo svolgimento, la risoluzione di un'equazione di secondo grado, perché la seconda equazione, contiene il tempo C alla seconda e sarebbe un'equazione di secondo grado completa, quindi da risolversi con la formula, risolvente con la radice quadrata. Quindi invece di ricavare il tempo TC dalla seconda formula, conviene ricavarlo dalla prima equazione. Quindi TC, formula inversa, è uguale XC diviso V0X. Naturalmente non possiamo calcolarlo questo tempo in modo numerico perché non conosciamo V0X. Non lo conosciamo perché dentro V0X c'è la nostra incognita che è V0. Lo ricaviamo in modo algebrico. E poi sostituiamo questa espressione XC diviso V0X al posto di TC nella seconda equazione. Quindi ricapiamo la seconda equazione, YC abbiamo detto che è 0, Y0 sarà 15 centimetri, V0Y lo ricopiamo al posto di TC, scriviamo XC su V0X, eccolo, poi meno un mezzo G e ricopiamo questa al quadrato, eccolo qua. Ora può sembrare che questa equazione abbia due incognite, cioè V0X e V0Y. In realtà ne ha una sola, perché questo rapporto V0Y diviso V0X è la tangente di alfa, cioè la tangente di 25 gradi. Infatti questa scomposizione della velocità iniziale, eccola, V0 nelle sue componenti V0X e V0Y, ci dice che se noi facciamo il rapporto, calcoliamo il rapporto tra la componente verticale V0Y, che è questa, diviso la componente orizzontale V0X, che è questa, otteniamo la tangente dell'angolo alfa. Infatti sappiamo che la tangente di un angolo in un triangolo rettangolo, per
Per definizione, la tangente di alfa è il rapporto tra il cateto opposto e il cateto adiacente, quindi V0Y diviso V0X. Quindi possiamo sostituire a questo rapporto la tangente di alfa, che è un valore noto. Quindi la nostra equazione diventa 0 uguale Y0 più tangente di alfa per XC meno un mezzo G, e qua facciamo il quadrato, XC al quadrato diviso V0X al quadrato, e la nostra equazione ha una sola incognita, perché, ripeto, V0Y e V0X sarebbero due incognite, ma il loro rapporto non è incognito, il loro rapporto è la tangente di 25 gradi. Quindi adesso da questa equazione ricaviamo l'unica incognita, che è V0X. Portiamo questo termine, un mezzo G, XC quadrato su V0X al quadrato, a sinistra, con il segno più, e a destra rimane Y0 più XC tangente di alfa. Quindi con la formula inversa ricaviamo V0X, facendo la radice quadrata di un mezzo GXC al quadrato, perché V0X va a destra e questa quantità, questa espressione va qua sotto, quindi diviso questa espressione qua. Sono tutte quantità note, andiamo a sostituire i numeri, mezza G, eccolo, mezza accelerazione gravità, XC è mezzo metro al quadrato, eccolo, Y0 0,15 metri, XC tangente di alfa è mezzo metro tangente di 25 gradi. Andando a fare questi calcoli, intanto l'unità di misura, i metri vanno via, rimane metri quadrati, secondi quadrati, quindi metri al secondo, fuori della radice. Il risultato è 1,79 metri al secondo. Adesso abbiamo V0X, ma V0X era V0 coseno di alfa, la nostra vera incognita era V0, la velocità iniziale. Quindi, formula inversa per trovare la velocità iniziale V0, è uguale a V0x diviso coseno di alfa, quindi V0x appena calcolata 1,79 metri al secondo diviso il coseno di 25 gradi, il risultato 1,97 metri al secondo, che possiamo approssimare per esempio con 2 metri al secondo. Perciò la macchinina è partita con 2,0 metri al secondo di velocità iniziale dal piano inclinato.